Oila, salve, salve a tutti. Guardate qua, che cos'è questo libro? Che è Vietnam Nguyen? È il seguito di Il simpatizzante, il libro che ho letto e vi ho recensito un po' di tempo fa. Se vi ricordate, o se volete andarvi a vedere la mia recensione, parlava di questo vietnamita, figlio di un prete francese, che era contemporaneamente spia dei Viet Cong, ma era capitano della polizia del Vietnam del Sud, che poi è andato in America, poi è ritornato, eccetera. E adesso devo dire subito una cosa, però. Se avete intenzione di leggervi il precedente di questo, beh, stop, non seguitemi più, perché io sono costretto adesso a raccontarvi alcune cose che non vi ho detto nel precedente, perché sennò non funziona. Quindi, se l'avete già letto, benissimo. Se non l'avete letto e non avete intenzione di leggerlo, potete ascoltare. Se non l'avete letto ma avete intenzione di letto, non seguitemi più. Bene, vado avanti. Cosa è successo? Vi ricordate la riabilitazione? Bene. È finita, ce l'ha fatta, è sopravvissuto alla riabilitazione gestita da Man e è scappato con i Boat People. E dove è fuggito? È fuggito a Parigi, dove c'era quella zia alla quale lui scriveva le lettere con inchiostro sensibile, nelle quali raccontava tutto quello che riusciva a scoprire negli Stati Uniti. Va da questa zia, sta un po' lì e cosa fa? Diventa un gangster, nel senso che si occupa di spacciare droga. E ha perso naturalmente la fede nella rivoluzione, non ha perso la fede però nella necessità di rovesciare una situazione dove c'è una netta divisione tra gli oppressori, il capitalismo, gli occidentali e l'Asia, però lui ha deciso appunto di uscire da questa storia. Fa il gangster, spaccia droga, si mette insieme a degli altri criminali naturalmente, fa soldi e la storia è tutto un susseguirsi delle sue avventure. Cosa c'è in questo libro di diverso da quello precedente? C'è una più profonda consapevolezza di carattere storico-politico. Ecco, più una volta lui si sofferma sulla storia di questi popoli che vengono sfruttati, in particolare del Vietnam. Rimane la sua doppia personalità, lui la sente ancora questa sua doppia personalità, però c'è più forte questa sua presa di coscienza di natura politica, storica. Tutta una serie di libri vengono citati dallo stesso, che non fa il gangster così, buonanotte, fa il gangster con un certo grado di consapevolezza. Fra i libri citati abbiamo naturalmente Adorno, Lenin, Simone de Beauvoir, soprattutto Fanon, che si occupa addirittura anche Gramsci, eccetera, eccetera. Quindi questa sua vita, ancora una volta, divisa tra l'essere un rifugiato, un bastardo, lo era ancora, lo chiamano nel libro il suo boss bastardo pazzo, e rimane, da una parte no, è questo, dall'altra parte la sua voglia di arricchirsi, la sua voglia di diventare in qualche modo francese, perché lui ama la Francia, ama molti aspetti della Francia. Ecco, questa è ancora doppia personalità, persistono. Naturalmente vi racconto nelle storie come va a finire il libro, però diciamo è un libro che sì, è un seguito di quello precedente, ma molto più approfondito. Anche quello precedente naturalmente non lesinava valutazioni di carattere generale, di carattere politico. Questo però si concentra un po' di più su questo aspetto, no? E diciamo che lui è un, possiamo usare questo termine, un bastardo, però molto 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 consapevole delle contraddizioni della sua vita,
e delle contraddizioni della società, che è ancora una volta, secondo lui, divisa in capitalisti, oppressori, l'America, la Francia, eccetera, e i paesi che hanno subito questa oppressione. L'Algeria viene spesso fuori, la Francia naturalmente, che è stata tenuta sotto scacco prima dai francesi, poi dagli americani che non sono venuti ad aiutare. Bene, in tutte queste storie c'entrano ancora i suoi amici. Bon, che è con lui in Francia, che è venuto con lui con le botti, quindi tutto il libro è insieme, e Man, l'uomo senza faccia, che compare soltanto in pochi episodi, quindi, però insomma è sempre presente in qualche modo nei racconti del nostro romanzo. Quindi io veramente vi consiglio di leggere. Beh, se avete letto il primo e vi è piaciuto, non avete bisogno del mio consiglio, perché senz'altro lo leggerete. Se invece siete ancora un po' incerti, io ripeto, leggetevi prima quello là e poi potete arrivare a questo. Eccolo qua, Il militante, sempre della Neri Pozza. Questa volta sono riuscito a leggere, l'ho letto nella versione cartacea, molto più comodo ovviamente, e niente, è tutto qua. Buona lettura.